Allora, domenica il pareggio con la Gelbison, una partita difficile qui al San Filippo, però con un punto guadagnato sul Cosenza che ha perso in casa con la Vibonese. Più contento per questo punto guadagnato o più scontento per i 2 punti che avete perso? Sicuramente più scontento perché era un'opportunità che dovevamo cogliere, però è andata così, abbiamo provato a vincere, non ci siamo riusciti, però dobbiamo guardare avanti. Guardando avanti c'è questa partita con Sambiase, all'andata anche questa risolta da un gol di Leon su punizione. E che partita ti aspetti? E può essere anche questa ancora decisiva nella lotta al vertice? Una partita molto difficile perché loro si devono salvare. Quando affrontiamo le squadre che si devono salvare, sappiamo tutti che non è facile. Dobbiamo andare là con la mentalità giusta e la fame giusta per portare i 3 punti a casa. Senti, tu sei uno di quelli che ancora non ha segnato in questo campionato. Ti manca questo Sì, me lo dicono tutti ormai, è diventata. Speriamo, però io voglio continuare così a fare quello che sto facendo come tutta la squadra. L'obiettivo è solo uno, no, personale. Quello di vincere il campionato perché il Messina quest'anno si merita di vincere il campionato. gol? Ma sbaglio, c'è una piccola scommessa col presidente Torrisi. No, l'abbiamo levata perché portava male, lo dico ufficialmente, l'abbiamo tolta. Domenica un cartellino giallo che ti ha fatto arrabbiare un po', anche se magari c'era anche il rammarico perché sul fronte opposto avete sprecato una buona opportunità. Sì, stavamo facendo gol, abbiamo fatto una buona azione e potevamo fare gol. Il cartellino giallo non lo so, io avevo preso la palla assolutamente. Ha visto così. Affrontate il Sambiase, e alla Lamezia il Messina non ha mai vinto contro questa squadra. Quest'anno avete sfatato tanti tabù, c'è magari l'opportunità di fare anche questo. Come hai detto tu, quest'anno abbiamo sfatato tanti tabù. Speriamo di farlo domenica perché è una partita fondamentale per il nostro cammino. Il Cosenza affronterà la Gelbison, che non ha mai perso in casa, probabilmente lo farà senza Mosciaro. C'è la sensazione che potrebbe essere già una settimana decisiva, si potrebbe allungare ancora. Noi dobbiamo pensare a noi, il Cosenza lo vediamo alla fine. Pensiamo a vincere la nostra partita e poi vedremo cosa succede a Vallo della Lucania. Stanno facendo tanto bene i due lì davanti, indipendentemente da chi viene impiegato, sono spesso determinanti gli inserimenti degli esterni, ma poi c'è questa coppia di centrocampo, quella composta da te e Majorano, che ha tanti meriti. Poco fa Ignoffo ci diceva siamo la miglior difesa del campionato, ma anche grazie a chi gioca qualche metro più avanti. Sì, noi abbiamo questa filosofia fin dall'inizio, che i primi difensori sono gli attaccanti. Noi ragioniamo da gruppo, da squadra, e l'abbiamo sempre fatto e l'abbiamo sempre dimostrato, perciò il merito è di tutta la squadra e del mister che ci mette in campo.